Siamo ancora nel cielo di Marte e siamo ancora nel canto sedicesimo ed è ancora Cacciaguida che parla. Con la puntata precedente abbiamo finito di leggere il lungo elenco di nomi, di località, di fatti che ha fornito un quadro dell'evolversi della Firenze in quei secoli e ci siamo fermati alla soglia di un fatto veramente grave e gravido di conseguenze. La casa di che nacque il vostro fleto per lo giusto disdegno che va morti, la casa da cui nacque il pianto fleto per voi fiorentini, provocato dallo sdegno giusto ma che vi ha condotti alla rovina che va morti e pose fine al vostro viver lieto, era onorata essa e suoi consorti. Si tratta della casata degli Amidei. Oh buon del monte, quanto mal fuggisti le nozze sue, venisti meno, fuggisti alla promessa di nozze sue, ovvero con una donna della famiglia Amidei, per gli altrui conforti, su consiglio o istigazione altrui, di tale Gualdrada Donati, di cui decise di sposare la figlia, venendo meno alla promessa precedente, peraltro in modo piuttosto odioso, non presentandosi in chiesa il giorno fissato per le nozze. Gli Amidei lo vissero, giustamente, come dice Dante, come un affronto e decisero di vendicarsi. A questo episodio Dante accenna anche nel canto 28 dell'Inferno, dove Mosca de Lamberti, che si trova tra i seminatori di discordia, confessa di essere stato colui che disse l'asso capo a cosa fatta, che fu mal seme per la gente tosca. Questa frase mise fine alle incertezze della consorteria degli Amidei su come vendicarsi. Cosa fatta capo a, come diciamo ancora oggi, il che significava dobbiamo ucciderlo. Buondelmonte venne infatti assassinato la mattina di Pasqua del 1216 mentre si recava alle nuove nozze. Qualcuno scrive 1215, è la solita questione dei calendari diversi. In questo passo dell'inferno la colpa, il malseme, sembra essere questa frase, ovvero l'uccisione di Buondelmonte. In paradiso la cosa è diversa, la colpa è di Buondelmonte. La vendetta, come spesso accade, sfuggì di mano e degenerò nelle lotte civili tra Guelfi e Ghibellini, in Firenze e poi in tutta la Toscana. Lo pensa Dante, ma è quello che sostiene Giovanni Villani, che vede in questo episodio di sangue la scintilla che portò la città a spaccarsi nelle fazioni di Guelfi e Ghibellini. Proseguiamo. È sempre Cacciaguida che parla e che si rivolge ancora idealmente a Buondelmonte. Molti sarebbero lieti, che son tristi, se Dio t'avesse conceduto ad Ema la prima volta che a città venisti, se Dio ti avesse fatto affogare nel fiume Ema quando venisti la prima volta a Firenze. Qualche commento fa notare che non è questo Buondelmonte a essere emigrato, la famiglia era presente a Firenze già da tempo, e allora c'è chi pensa che qui Dante si rivolga a quel Buondelmonte che entrò per primo a Firenze. No, concordo con l'Enciclopedia Dantesca. L'esclamazione di Dante investe non il personaggio particolare, ma nell'insieme tutta la famiglia. Ma conveniasi a quella pietra scema che guarda il ponte che Fiorenza fesse vittima nella sua pace postrema. Ma conveniva, era necessario, che Firenze, giunta alla fine del suo ultimo postremo periodo di pace, facesse un sacrificio a quella pietra mutilata che sta a guardia del ponte vecchio e che si credeva fosse stata, in tempi pagani, una statua di Marte.
Stando alle cronache, Buon del Monte fu infatti ucciso proprio ai piedi di quella statua. Secondo l'antica tradizione, prima del Battista fu Marte il patrono di Firenze, e di questo Dante aveva già parlato alla fine del canto tredicesimo dell'Inferno, quando l'anima di un suicida gli aveva detto: «I fui della città che nel Battista mutò il primo padrone, ond'ei per questo sempre con l'arte sua la farà trista, la farà sempre stare in guerra». In quell'occasione, siamo alla puntata numero 21, avevo letto il commento del Boccaccio che scriveva: «In queste parole tocca l'autore un'opinione erronea, la quale fu già in molti antichi, cioè che per la detta permutazione da Marte al Battista, Marte con guerre, con battaglie, abbia sempre poi tenuta questa città in tribolazione in malaventura, ma credere questo è grandissima sciocchezza e peccato, perciò che a Domine Dio appartiene la guardia delle città e non a delle pietre intagliate». Chiuse le virgolette. Cosa avrebbe detto qui, dove Dante fa dire non a un dannato, ma a un beato, che era necessario fare un sacrificio a questa pietra intagliata? E comunque anche qui, in questi versi del Paradiso, c'è, come scrive la Chiavacci, un amaro riconoscimento della potenza malefica di quella pietra, che ancora pesa sul destino della città. Insomma, uno spirito di guerra sembra incombere sulla città. E forse non è casuale che tutto questo venga detto qui, che siamo ancora nel cielo di Marte. «Con queste genti e con altre con esse vid'io Fiorenza in sì fatto riposo che non avea cagione onde piangesse la città Firenze. Con queste genti vid'io glorioso e giusto il popol suo, tanto che il giglio non era d'asta mai posto a ritroso capovolto, cioè non aveva mai subito sconfitte, né per division fatto vermiglio». Quest'ultimo verso può avere due significati e a mio avviso sono entrambi presenti. Il primo è che il gonfalone di Firenze portava il giglio bianco in campo rosso. Il problema è che era considerato gibellino e allora nel 1251 i Guelfi lo modificarono e il giglio fu rosso in campo bianco, ma i ghibellini mantennero il giglio bianco. Questa è la versione ufficiale, ma il vermiglio è il colore del sangue, parola che peraltro compare nel primo verso di questo canto. E allora si può anche intendere che il giglio per division si è tinto di sangue. Così chiude il canto 16 e cominciamo subito a leggere il celeberrimo canto 17. Ora Dante vuole sapere una cosa precisa. Già nell'Inferno, Farinata, Brunetto Latini, Vanni Fucci e poi anche in Purgatorio, Corrado Malaspina e Oderisi, gli avevano annunciato vagamente che gli sarebbero capitate cose tremende. Dopo l'incontro con Farinata, Virgilio gli disse: «La mente tua conservi quel ch'udito hai contra te. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella, il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio». E ora che è in paradiso, Dante vuole sapere cosa gli succederà, anche se non è Beatrice, chi meglio del soavo cacciaguida. Il canto inizia con un paragone mitologico, sintetizzato da Dante in tre versi. Questa è una delle sue capacità più ammirate, questa di sintetizzare un mito complesso in pochi versi. Il mito cui Dante ha fatto più volte riferimento nel poema è quello di Fetonte, al quale qualcuno aveva detto che lui non era figlio di Elio il Sole, come pretendeva di essere. E che fa Fetonte?
va dalla madre Climene a chiedere conferma e poi va da Elio, al quale chiese di dimostrargli la sua benevolenza lasciandogli guidare il suo carro, cosa che Elio permise, ma Fetonte non sapeva guidare il carro del sole. Andò fuori strada provocando disastri terrificanti, per cui Giove lo fulminò. Da questo episodio, dice Dante, gli uomini hanno imparato che non devono essere arrendevoli, devono essere scarsi rispetto alle richieste dei loro figli. Ha ragione Dante, e come è attuale. Qual venne a Climenè per accertarsi di ciò che aveva incontro a sé udito, quei che ancor fa li padri ai figli scarsi? Tale era io. Anch'io volevo accertarmi di ciò che avevo udito contro di me. E tale era sentito e da Beatrice e dalla santa lampa che pria per me avea mutato sito. Cacciaguida, che era sceso dal braccio destro dove si trovava, ai piedi della croce per avvicinarsi a Dante. «Perché, mia donna, manda fuor la vampa del tuo disio», mi disse, «sì che la esca segnata bene della interna stampa. Esprimi il tuo desiderio e fai in modo che esca con l'impronta, la stampa, dell'intensità, la vampa interiore». Non perché nostra conoscenza cresca per tuo parlare, ma perché t'ausi a dir la sete, sì che l'uom ti mesca, ti versi da bere. Questa è una delle tante perle di saggezza, perché ti abitui a esprimere le tue esigenze, i tuoi desideri, sì che possano essere esauditi. Quante volte, per timidezza, o per qualche irrazionale timore non esprimiamo i nostri desideri. Tornando a Dante, la Chiavacci chiosa perché prenda l'abitudine qui in cielo a manifestare la sua sete. Non sono d'accordo. Trovo invece molto interessante un'osservazione del Di Salvo, che scrive: «La sollecitazione di Beatrice è un implicito avvertimento di ciò che si dirà dopo. Egli andrà in esilio e deve perciò imparare ad esprimere i suoi desideri, perché gli uomini non potranno indovinarli». «O cara Piota mia!» Piota significa letteralmente pianta del piede, dunque radice. «Che t'insusi, t'innalzi, che, come veggion le terrene menti non capere in triangol due ottusi, come anche le menti terrene vedono che in un triangolo non possono essere contenuti, non capere, due angoli ottusi, così vedi le cose contingenti, anzi che siano in sé, mirando il punto a cui tutti i tempi son presenti, Dio». Mentre ch'io era Virgilio congiunto, su per lo monte che l'anime cura, e discendendo nel mondo defunto, dettemi fuor di mia vita futura parole gravi. Avvegna ch'io mi senta ben tetragono, forte, saldo, ai colpi di ventura. Perché la voglia mia saria contenta di intender qual fortuna mi s'appresta, quale sorte mi attende, che saetta previsa vien più lenta, la freccia che vedi arrivare colpisce meno forte, come se fosse più lenta. Così diss'io a quella luce stessa che prima m'avea parlato, e come volle Beatrice fu la mia voglia confessa, espressa. Né per ambage, in che la gente folle già s'inviscava pria che fosse anciso all'agnel di Dio che le peccata tolle. La parola latina ambages è usata da Virgilio nell'Eneide a proposito della predizione che la Sibilla fa ad Enea e significa espressione ambigua. Non con le parole oscure degli oracoli nelle quali restavano invischiate le genti folli prima di Cristo, i pagani, così viene inteso. È vero che si riferisce ai pagani, dato che dice prima di Cristo,
ma non si riferisce a tutti i pagani, compresi Aristotele o Virgilio, i quali certo non si lasciavano invischiare dagli oracoli. La gente folle che crede agli oracoli non è certo scomparsa con l'avvento del cristianesimo e c'è ancora oggi. Quanto all'ultimo verso può alludere, come viene inteso, alla redenzione, ma anche a come Cristo era visto dai catari, cioè uno che ha insegnato la via per non peccare. Ma per chiare parole e con preciso latin rispose quello amor paterno, chiuso e parvente del suo proprio riso. Qualche commentatore ha sostenuto che qui Cacciaguida parlasse in latino, ma la parola latino ha anche altrove in Dante il significato di linguaggio chiaro, preciso. La luce in cui era chiuso Cacciaguida lo nascondeva, ma nello stesso tempo, con l'aumentata luminosità, ne rendeva visibile parvente il sorriso. E ora due terzine dal punto di vista dottrinale estremamente importanti, in cui viene approfondito uno dei più grossi problemi teologici, che era già emerso più volte nel poema. L'ultima all'inizio del discorso di Cacciaguida, nel canto quindicesimo. A Dio è già noto il nostro pensiero prima che lo pensiamo. E allora, e questo è il problema, dov'è la libertà? Vediamo come viene spiegato. La contingenza, abbiamo già incontrato questo termine, per esempio nel canto 13, le contingenze corruttibili e mortali che si contrappongono alle sussistenze. La contingenza riguarda esclusivamente il mondo materiale e concerne le cose che non accadono necessariamente. La contingenza che fuor del quaderno della vostra matera non si stende, tutta è dipinta nel cospetto eterno, è tutta presente nella mente di Dio. Necessità però quindi non prende. Però quindi da qui, cioè dal fatto di essere già presente nella mente divina, non ne deriva necessità. In altre parole, il mio pensiero non è determinato da Dio. E ciò vale per qualsiasi contingenza che dall'essere già presente nella mente di Dio non prende necessità. Se non come dal viso in che si specchia nave che per torrente giù discende. Il Sapegno e la Chiavacci preferiscono corrente, come era nelle edizioni precedenti. La Chiavacci in una lunga nota spiega i motivi della sua scelta, che non condivido, perché uno, torrente, scelto dal Petrocchi, è più ampiamente attestato nei manoscritti, e due, non c'è un'unica volta in cui corrente abbia il significato di fiume, in nessuna opera di Dante. Comunque il significato è questo: come il movimento di una nave che scende lungo il fiume non è determinato dalla sua immagine che si specchia nel mio occhio, cioè dalla vista di chi lo guarda, ovvero per usare termini danteschi, non prende necessità dal fatto che io lo veda, così le cose contingenti non prendono necessità dal fatto che Dio le conosca. Il problema è stato trattato da tutti i teologi, anche da Tommaso d'Aquino, ma la fonte principale di Dante è Severino Boezio, che ne parla a lungo nella Consolazione della Filosofia, dove tra l'altro scrive: «Forse che il tuo sguardo aggiunge qualche necessità alle cose che tu vedi?» Si potrebbe obiettare, sì, ma non vedo il futuro. Non posso sapere se la nave continuerà a percorrere il fiume o se si bloccherà perché va contro uno scoglio. Verissimo, ma non a caso Dante aveva proprio qui, pochi versi prima, definito Dio il punto a cui tutti i tempi sono presenti, quasi volesse prevenire questa obiezione. Proseguiamo. Da indi, dalla mente divina, si
Sì, come viene ad orecchia dolce armonia da organo, mi viene a vista il tempo che ti s'apparecchia. E adesso inizia la profezia. Ed inizia, come era iniziato il canto, con un paragone mitologico, tratto, come quello precedente, dalle Metamorfosi di Ovidio, dove si racconta che Ippolito, figlio di Teseo, re di Atene, fu falsamente accusato dalla matrigna Noverca Fedra di aver tentato di sedurla. Il padre credette a Fedra e allontanò il figlio innocente da Atene. Dante e Ippolito hanno in comune l'innocenza e l'esilio, sottolineato dall'uso dello stesso verbo partir. Qual si partio Ippolito d'Atene per la spietata e perfida Noverca, tal di Fiorenza partir ti convene. La parola Noverca viene in genere riferita alla città di Firenze, soprattutto dalla Chiavacci, che arriva a scrivere: crediamo che la Noverca non possa essere che Firenze, la madre che si fa matrigna, e non la curia romana, come altri intende, che usa le virgolette. Non dice chi siano gli altri che osano affermare questa cosa quasi blasfema. Il fatto è che questi altri, secondo me, hanno ragione. Il termine Noverca compare solo due volte in tutto il poema, qui e nel canto precedente, dove la causa di tutti i mali di Firenze era attribuita alla Noverca, termine che era inequivocabilmente riferito alla gente che al mondo più traligna, cioè alla Chiesa. Peraltro, entrambe le volte Noverca è in rima con cerca e merca e le rime uguali hanno spesso un significato. Chi è la spietata e perfida Noverca? Colei che trama i danni di Ippolito, Fedra. E chi trama i danni di Dante? Bonifacio VIII, la Chiesa, la Curia romana, come viene detto nella terzina successiva. E così chiaramente che c'è solo da chiedersi come facciano a non vederlo che Noverca si riferisce alla Chiesa. Secondo me lo vedono, ma non lo vogliono dire o non osano dirlo, perché la terzina successiva dice: questo si vuole, questo già si cerca e tosto verrà fatto a chi ciò pensa. A ha spesso in Dante valore di complemento d'agente, dunque significa da chi ciò pensa. Si vuole, si cerca di farlo e presto verrà fatto. C'è un ritmo incalzante bellissimo. A chi si riferisce questa volontà di cacciare Dante da Firenze, questo pensare alla Chiesa, là dove Cristo tutto di si merca? Là dove ogni giorno si fa mercato di Cristo, si vendono i beni spirituali, cioè nella curia papale di Bonifacio VIII, come dicono tutti i critici, perché qui è veramente inequivocabile. Anche la Chiavacci qui chiosa: a chi ciò pensa, da chi già fin d'ora prepara questi eventi. Già nel 1300, infatti, Bonifacio si accordava nascostamente con la parte nera per abbattere il governo dei bianchi. Chiuse le virgolette. La colpa seguirà la parte offensa in grido, come suol. Amarissimi questi versi, e soprattutto quel come suol, rafforzato dallo stacco della virgola. La colpa, il torto sarà, come sempre accade, addossato dall'opinione corrente il grido alla parte offesa, ai vinti. Sono considerazioni che Dante faceva già nel Convivio, dove, parlando del suo esilio, scriveva che la piaga della fortuna suole ingiustamente al piagato molte volte essere imputata. Ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa, ma verrà la punizione. Dante profetizza ripetutamente un intervento divino che riporti la giustizia e lo definisce anche altrove vendetta. E questa vendetta sarà testimonianza della verità, del vero Dio,
che la impartisce, la dispensa. Naturalmente i commentatori hanno fatto varie ipotesi sull'episodio al quale si sarebbe riferito qui Dante. In particolare si pensò alla morte violenta che avrebbe colpito di lì a pochi anni Corso Donati, il capo dei Guelfi Neri che hanno cacciato Dante da Firenze, o alla triste fine di Bonifacio VIII. A mio avviso è assurdo voler individuare la vendetta divina in questi piccoli fatti contingenti, che poi non hanno cambiato nulla, perché morto un papa se ne fa un altro che spesso è peggiore del precedente. Un intervento divino non può non cambiare le cose radicalmente e per sempre. Quindi, come già altre volte, più che una profezia è un auspicio. E ora due terzine di straordinaria intensità e bellezza, tra i versi più celebri dell'intero poema. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dell'essilio pria saetta. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. Questi versi sono talmente chiari che non c'è nulla da spiegare, ma sul primo verso ho una lettura molto particolare. È innegabile che parla dell'esilio, ma in filigrana vi si può leggere un altro discorso. Premessa. Come ho già detto più volte, un singolo canto, salvo rarissime eccezioni, non ha alcun significato. Ma i vari canti, anche i mezzi canti, l'insieme di tutti i versi inerenti a un determinato cielo rappresentano un'unità. Ed è fondamentale tener presente questo nell'interpretazione. Qui siamo nel cielo di Marte. Qual è il segno che lo contraddistingue? La croce. Nel canto quattordicesimo, quando la croce apparve, Dante diceva: Chi prende sua croce e segue Cristo mi scuserà, eccetera. Affiancando quel verso a quanto dice qui Cacciaguida, si ottiene questa frase: Chi prende sua croce e segue Cristo lascerà ogni cosa diletta più caramente, che è esattamente quello che dice il Vangelo. Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Il collegamento tra il portare la propria croce e il lasciare ogni cosa diletta per usare le parole di Dante è innegabile, ma va chiarito che non significa abbandonare moglie, figli o i vecchi genitori. È una questione di priorità. Dante ha reso concreto, reale, vivo il messaggio dei Vangeli. E insegna a vivere la propria dolorosa vicenda personale, e tutti abbiamo prima o poi una vicenda dolorosa, quale croce, quale strumento di redenzione e di libertà. Il prendere la propria croce non è una cosa astratta, non è qualcosa che uno debba cercare fuori dalla propria normale vita, è semplicemente dare un senso alle proprie vicissitudini. Per Dante era l'esilio, per ciascuno è qualcosa di diverso. E c'è di più, e c'è di più. C'è nelle parole di Dante qualcosa che mi conferma la fondatezza di questa interpretazione, ed è il primo verso della terzina successiva. E quel che più ti graverà le spalle, i critici che osano ti peserà, ti sarà grave a sopportare, ma il richiamo, l'allusione alla croce di Cristo con quel ti graverà le spalle mi sembra
evidente. E quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle, che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contra te. Ma poco appresso ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. La compagnia malvagia e scempia è quella dei compagni, o meglio ex compagni, i guelfi bianchi esiliati come lui. Quanto alla tempia rossa, c'è chi ha inteso per la vergogna, ma i più intendono, giustamente, in seguito alla sanguinosa battaglia della Lastra del 1304. Tra il 1303 e il 1307 i fuoriusciti bianchi hanno compiuto vari tentativi di rientrare a Firenze con la forza, tutti falliti. Pare che Dante avesse preso parte al primo e forse anche al secondo, ma si dissociò dal terzo, che si concluse con la disfatta della Lastra, e questo gli valse l'accusa di viltà e tradimento da parte dei suoi ex compagni, la compagnia malvagia e scempia. Di sua bestialità e il suo processo farà la prova. Il processo, ovvero come le cose si svolgeranno, fornirà la prova della sua, perché è riferito alla compagnia, stoltezza. Sì, ca te fia bello averti fatto parte per te stesso. Sarà motivo di onore l'esserti separato da loro. Fiera e coraggiosa affermazione che osa la chiamarci, vero? Ma quanta solitudine sottintende questo verso. Ora inizia la lunga profezia relativa al luogo dove andrà Dante in esilio, ed è un inno alla famiglia degli Scaligeri e soprattutto a Can Grande della Scala, ma, avendo già superato la canonica mezz'ora, lo leggeremo nella prossima puntata.